ospitata in questa chiesa, perché questo è il periodo della novena della Madonna del Rosario. Come avete visto dalla locandina, c'è un quadro di un giornale in cui la Madonna del Rosario porge il rosario a San Domenico, perché lo posso usare per la lotta contro le eresie. Poi vorrei ringraziare il maestro Monte, che da alcuni anni tiene qui la sua stagione, una parte della sua stagione concertistica, e ha voluto quest'anno inserire questo concerto in collaborazione con la Chiesa Cattolica, con questi ragazzi di Olona, nell'ambito della stagione del tempo, la Maratonosa, stagione concertistica dell'Associazione Bartolucci, che è l'Università. E poi ti ringrazio naturalmente il Comune che sostiene questa stagione concertistica della Bartolucci e che è qui rappresentata dall'assessore Bartolucci. Il poeta francese Stefano Mallarmé, parlando del sacro, dice che il sacro o qualunque cosa voglia essere considerata sacra e deve essere accolta nel mistero. E mi faceva proprio l'esempio della musica, perché la musica non ha un supporto fisico, è una cosa che comincia, prima non c'è nulla, poi finisce e non c'è nulla dopo, rimane una cosa, non c'è nulla. E per questo motivo la musica è stata sempre associata ai miti, quelli attraverso i quali l'uomo cerca di mettersi in contatto con le forze che egli non capisce, non può razionalizzare e che tutti noi conosciamo, anche nella nostra vita. Per questo motivo, diciamo così, noi facciamo questo esame, questo panorama della musica sacra, partendo dalla parola e arrivando ai nostri giorni, per il suo valore intrinseco e perché appunto esiste anche lo specchio delle società che l'hanno prodotta. Cominciamo dal barocco, perché nel barocco, nel periodo del barocco, il solista per la prima volta è stato, diciamo così, consolidato la figura del solista nella musica sacra, del solista nella musica sacra. E in particolare c'era il soprano, naturalmente il soprano è il protagonista della musica. Noi sentiremo per quindi, perché noi divideremo il concerto in quattro parti, il barocco, il classicismo, il moderno e il contemporaneo. Ogni sezione io introdurrò brevemente con qualche parola. I primi due autori che sentiremo sono molto celebri, il barocco Vivaldi e Bach. Vivaldi, come voi sapete, era un sacerdote, però diciamo che a un certo punto della sua vita rinunziò a dire messa perché aveva dei problemi di salute e quindi dovette più volte sospendere la celebrazione della messa, per cui fu, diciamo così, sospeso dalla celebrazione e passò ad insegnare la musica alle ragazze della scuola di San Rocco, che era un istituto dove venivano, diciamo così, custodite le ragazze orfane come di Venezia. La sua produzione musicale era indirizzata a questa orchestra, che era una orchestra molto brava, molto capace e molto varia negli strumenti. Per cui, fino alla metà degli anni 30, si riteneva che Vivaldi fosse soltanto un pianista e avesse scritto tutti quei concerti che ha scritto soltanto per l'esercizio delle ragazze della scuola di San Rocco. Negli anni 30 del Novecento, in un baule in un castello del Piemonte, furono trovati invece manoscritti per le sue opere vocali, sia le opere liriche, perché egli era un grande produttore di opere liriche, sia soprattutto la musica sacra, che è molto importante ed è seguitissima in tutto il mondo. Dalla gloria di Vivaldi, penso celeberrimo, la soprano del 16 canterà Domine Deus, dopodiché canterà un'aria dalla Magnifica Magnifica perché Magnifica, come voi sapete, è la preghiera della Vergine. E noi siamo qui, appunto, durante la novena della Madonna del Rosario. Bach era un genio, ma aveva un cattivo carattere. Egli era coetaneo di Domenico Scarlatti e di Händel.
i quali entrambi avevano un successo per allora mondiale. Engine del pallone di Londra non erano scalati dal pallone, mentre il Bacchi doveva contentarsi, questo è un genere quadra questa, superiore a Scarlatti, doveva contentarsi di fare il maestro di cappella nella chiesa di Santo Posto di Lipsia. Lipsia era un posto dove anche adesso nessuno ci vuole andare, figuriamoci ancora. Tuttavia era costretto dalle sue necessità familiari perché è stato sposato due volte e aveva ben 20 figli da mantenere. Questo, diciamo, su questa contrarietà divenne in lui astio e pur essendo considerato un tanto dalla Chiesa liberata, le sue due opere di lui più importanti che assumono tutta la sua scienza musicale sono opere della liturgia cattolica. Il Magnifico, da cui avesse deciso canterà l'aria qui a Spezzi, e soprattutto la messa in minore, la pittura grandiosa che ne assume tutta quanto la musica di Bach e tutta la musica di Bach. Questo perché egli compose la Magnifica, che lo compose in commissione di Re di Bologna, ovviamente cattolici, mentre la messa in minore egli l'ha composta nel giro di 30 anni e non è mai stata eseguita, essendo lui vivente, come una specie di rispetto al teatrismo, un rispetto per la vita che passa. Questa sera, come abbiamo detto, i nostri musicisti di Odona passeranno dal barocco a Corte Palazzo. Ora, vocalmente, questa non è una cosa facile, anzi una cosa molto complessa, che interfaccia, bisogna avere una voce bella, molto gentile, e bisogna avere compiuto tutti gli strumenti necessari, così via, e soprattutto però bisogna studiare con applicazione e passione, perché la bellezza e la cultura sono passione. Grazie, buona sera. Thank you.
era una completa decontaminazione tra la società e la fede cattolica, perché Vienna era la capitale del Sacro Romano Impero. Tutti erano cattolici, non si conosceva altro, i luterani erano le persone che vivevano nel nord della Germania, ignoti proprio, e i musulmani erano i nemici, quelli che avevano assediato Vienna, ovviamente. In questo tipo di società, la fede e le strutture della fede, cioè la Chiesa, avevano un'importanza enorme, un'importanza capitale. I due brani che io allora scelgo adesso per mostrarvi, per darvi uno sguardo sul classicismo della musica sacra, sono di origine diversa. Uno di Mozart, famosissimo, è un santo, Laudate Domine, che è stato commissionato, faceva parte dei Vesperi Solenni e Confessori. Mozart lavorava per l'arcivescovo principe di Salisburgo. Questa già è una notazione, cioè a Salisburgo e tutta la sua regione erano governati da un arcivescovo e aveva anche il potere temporale sul territorio. E per la festa di San Gerolamo, a settembre, Mozart scelse per due anni consecutivi questi Vesperi, Vesperi di Domenica e Vesperi di Solenni. Le parole del Salmo, della Bibbia, sono molto esplicite e, diciamo così, lodate tutte le genti del Signore perché è confermata la sua misericordia su di noi e la sua verità rimane eterna. Questa era la fede del XVIII secolo, una fede certa, senza alcuna scossa, senza alcun tentennamento, senza senti, senza mano, senza alternativa. L'altro brano che sentirete questa sera invece non è stato commissionato ad Haydn, altro gigante della musica del periodo del classicismo, ma egli stesso l'ha donato, diciamo così, a una piccola chiesa, perché Haydn, quando era giovane, era molto povero e fu aiutato dai bambini di San Giovanni Scolatini. Sarebbero infatti quelli che noi chiamiamo i fratelli. Fu aiutato economicamente ed anche di procurare delle lezioni di musica da un famosissimo maestro, Niccolò Porpora, che lavorava presso la Torre di Vienna. Quando diventato ricco e famoso, accettò di lavorare nel principe Sterazzi ad Asista, trovò una piccola chiesa dei fratelli che aveva un organico molto modesto, due violini, un piccolo coro e un solo solista. Per questo piccolo organico egli si mise una messa bellissima, la messa di San Giovanni di Chio, che la leggesse la donna, eseguita varie volte in numerose e importanti chiese di Italia, San Pietro, San Francesco, Assisi, Santa Chiara, eccetera. In questa messa è benedizionaria per il soprano, è una delle più belle arie della storia della musica e viene talvolta eseguita anche in ambienti. Queste due altre siamo inseriti a essere vicino, accompagnati naturalmente da Sofia Cerenazzi e da Rede Affrizzi. Thank you.
con la rivoluzione francese, diciamo, iniziò questo cambiamento dell'arbitrale della società, quindi alla fine poi è stato sostituito nel corso di decenni che si è fatta ideologia. E il Novecento è stato detto il secolo senza fine, perché impegnato sul credere in queste ideologie che avrebbero riformato il mondo. Tuttavia, vi sono stati anche degli autori di musica sacra, anche nel Novecento, in particolar modo in quanto questi autori erano veramente cattolici ultimamente e si contrapponevano, diciamo così, a questo generale spirito laicistico della società. Il trio di ora ha scelto nel Novecento un circuito fallace di presentarvi una aria da un'opera importantissima, Dialogo con la Fraternità, di Francis Poulenc. Francis Poulenc è stato un grande musicista ed è stato anche un grande intellettuale. Un intellettuale che, a differenza di quanto accade in genere in Francia, dove gli intellettuali fanno mostra di essere laici, ostentano la loro laicità a proposito dell'arte di proposito, era molto cattolico, un cattolico fervente, e ha scritto molta musica sacra. In particolar modo ha scritto quest'opera, Il Dialogo con la Fraternità. Ora quest'opera si riallaccia a un fatto veramente accaduto durante la Rivoluzione francese. Il 17 luglio del 1794 furono ghigliottinate 16 sole fraternitane. Non avevano fatto nulla, naturalmente, come molti dei ghigliottinati, eravamo a luglio del 94 all'apice del periodo detto del grande terrore, dove passava un sacerdote, uno qualunque motivo, per esempio non appiurato con la fine, per essere ghigliottinato. E sempre furono ghigliottinati salirono sul patibolo cantando il Salve Regina, donando il Salve Regina. Questo fenomeno, per quanto la gente fosse abituata a volte alle esecuzioni a Parigi, avvenne quella che adesso è in fase della Repubblica, l'esecuzione di Sucre, turbò l'opinione pubblica, perché sembrò veramente del troppo, come si dice in Francia. E pochi giorni dopo, 11 giorni dopo, il Comitato di Stato della Repubblica cadde, quando il colpo di Stato del territorio, non del territorio, cioè del 28 luglio del 1794. E per me questo episodio una grande importanza per la Rivoluzione francese. Dopo l'ultima guerra, gli sconquassi che l'ideologia hanno portato, un scrittore, Giorgio Bellanova, scrisse un canovaccio su questo episodio, Il Dialogo con la Fraternità, da cui poi fu trattato un film. E Francis Poulenc ne trasse un'opera, l'opera di in quest'opera, come così nel canovaccio di Canaros, vi è anche un personaggio romanzesco, cioè non è solo raccontato il fatto storico in sé, ma viene introdotto un personaggio romanzesco. Blanche de la Force è una ragazza, una giovinetta, una nobile giovinetta, che vuole entrare in convento, non perché abbia una grande fede, ma perché pensa che il convento la potrà proteggere dal mondo per il quale ella non si sente, diciamo così, adeguatamente forte per affrontare cose. E ella quindi chiede a padre il permesso di tolerarsi, il padre di tirarsi il convento, il padre è contrario, comunque va in convento e fa la violenza, fa il suo noviziato. Allo scopo della rivoluzione, il fratello la convince ad abbandonare il convento perché era pericoloso, come si vede. Ed ella abbandona il convento e torna alla casa del che trova però che il padre è stato ghigliottinato e viene costretto a fare la serva ai nuovi padroni della sua casa. Saputo che le sue due sorelle erano state processate e condannate a morte, ella si reca nella piazza dove avviene l'esecuzione e pur non essendo stata processata e condannata. Quando rimane solo l'ottavista da essere ghigliottinata, ella si fa l'arma con la forma e si unisce alla battista e cantando il Salve Regina va a Parigi. Diciamo che questa sua scelta ultima
ci dà un messaggio molto potente che riguarda i valori che la fede cattolica nel corso dei millenni ha trasportato, ha portato con sé. Prima di tutto la libertà di scegliere, perché la fede cattolica, come voi sapete, ammette liberamente, cioè la libertà di scegliere fra il bene e il male, a differenza di quanto accade per esempio per il liberalismo. E quindi questa scelta di lancio è una scelta libera ed è conforme, diciamo così. E poi soprattutto un altro valore che, diciamo così, la fede del cattolicesimo ha portato dall'antichità, e cioè che dare un senso alla propria vita è più importante di vivere. Questi messaggi molto importanti sono trasmessi in questo primo consiglio, se potete di guardare appena il finale, che è estremamente importante e suggestivo. Alessia dice, con la sua voce appassionata, di cantare questa difficile, drammatica aria Montpellier, nella quale Blanche chiede al padre il permesso di entrare in convento. E poi ci sarà il finale dell'opera. Grazie. Thank you.
dedicarsi alla musica sacra. Essi hanno diverse provenienze, l'altra parte del musicista più importante di mente è ha dedicato quasi tutta la sua produzione alla musica sacra, per non dire di Leonard Bernstein, che ha scritto una messa pur essendo egli ario e ebreo. E Jenkins, che viene da Dort, era un bassista dei Soft Machine, ha scritto moltissima musica sacra, come anche Ettore Silvestri, che è un famoso autore di musica da film. Sono quindi autori di provenienza, diciamo così, diversa dal punto di vista culturale e musicale. E però tutti questi musicisti hanno cercato di riagganciarsi, diciamo così, alla tradizione, in quanto essi usano soltanto il latino come lingua delle loro composizioni sacre, perché il latino, come noto, è la lingua ufficiale del Settecento, anche se la loro musica è diversa, più moderna, diciamo così, più adatta all'orecchio contemporaneo. Questa sera della musica contemporanea sacra sentiamo due pezzi, diversissimi tra di loro. Uno da vedere di Carl Jenkins, che come ho detto è un ex rocchettaro, bassista di Soft Machine. E l'altro invece di un autore siciliano contemporaneo, abbastanza giovane, Bartolomeo Cosenza, un'Ave Maria, che non è l'Ave Maria della liturgia, ed è scritta in italiano. È una preghiera che ci rappresenta una fede molto forte, di carattere anche popolare, però con una musica estremamente raffinata ed estremamente complessa da rendere, se non per, diciamo così, musicisti. Con questi due pezzi si concluderà il progetto di questa sera che vi ha dato il trio ora con Daniele Assisi, Sabrina Cenerazzo e Alessio Di Cicco. Thank you.
anni 6 e anni 7.